Ragazzi, sono lento. Sei più che lento, sei ubriaco. Yeah. E benvenuti in questo nuovo episodio della Sky Factory. Non è la Sky Factory, ignorante. Tiro le palle di neve. Abbiamo mai fatto una Sky Factory? No, non so cosa sia la Sky Factory. Allora, però il mio vacallo cavallo esce. Va bene, dai, forza. Spieghi, quindi... Ambrogio. Ah, innanzitutto registra Laika perché il mio computer è stupido, dice non c'è niente da registrare. Sto giocando, fai un po' te. E poi ho una leggera tosse, ma poca. Ed oggi, quest'oggi noi vorremmo ricostruire quella che è stata una grande, un grande fallimento della nostra serie. Uno dei primi, delle prime costruzioni, ma che però non ha mai funzionato a dovere. Per tutti coloro che ci seguono, sappiano, sanno quella roba là, che si tratta della nostra amata farm di più odiata che amata fino adesso, perché non ha mai adesso funzionato. Sarà allora, teoricamente abbiamo individuato il problema. Il problema dovrebbe essere... il problema dovrebbe essere che la precedente farm, che se vi ricordate, Raika illustri un po', era stata vicino alla casa. Esattamente giù di là, vicino alla casa, tra la farm di lana e la casa all'incirca. Chiunque stia editando metterà uno screen. Esattamente. E quella farm era troppo vicina a una qualsiasi porta. Infatti la farm di villager per funzionare deve essere lontana da almeno 100 blocchi da un qualsiasi spawn di villaggio, che però noi non abbiamo, non era di 100 blocchi perché tipo abbiamo trovato in colonia l'ultima volta, e almeno 100 blocchi da una qualsiasi porta. Abbiamo misurato già che da qua alla porta della torre sono 100 blocchi, e quindi adesso andremo semplicemente a ricostruire la stessa farm, però in maniera in appunto sì, no, dobbiamo solamente spostarla e nient'altro. Ah, va bene, all'inizio di morire questa roba. Ah sì, e questa cosa qua è un bunker fortificato, un che ho costruito per non far evadere i nostri amici villager. Tanto amici non sono. Sì, sono amici. Sono più degli spacciatori russi. Ah, capisco. E che adesso infatti andremo ad amici. Abbattere. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare sempre quella specie di orticello 9x9, perché al centro ci va la famosissima pozzetta d'acqua, perché sennò non funziona niente. Lei è l'unica inimitabile. Esattamente. E circondare il tutto da blocchi di vetro. Io direi basta, perché sennò questi ci vadono. No, ma infatti questo qua lasciamolo. Allora, io vado... C'è parecchia terra? Ce n'ho 61, 60 in questo istante. 60, 61. Non ce ne basta. Allora, io inizio a fare. Allora, dove sta il centro? Allora, te intanto fai il quadrato. Dimmi dove vuoi mettere il centro. Pensavo di fare. Ti piazzo, guarda, ti faccio vedere le colonne dove pensavo di fare il limite. Il limes romano. Tu devi essere Adriano. Persevera il limes romano. Allora, all'incirca qua. Peccato che lui non ci riuscì. Vabbè, è morto, capito. La prima colonna qua e l'altra a una distanza di 9 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 4 5, 14, 6, 20, 13, 7, 20, 30, 8, 9 20, e quindi 12. 20, 12 qua. Oh, tu hai le botte, villager. Ok, qua. Quindi va bene, magari però così fa un po' schifo forse. Sono 10 blocchi più che altro. Ah no, sono 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dai, va bene così, va bene così. Allora, lei intanto piazzi un po' il perimetro e mi faccia anche il coso che vada a prendere la ma terra. Ma la faccio, cioè la faccio a livello terra, non è che la devo rialzare. No, no, a quel livello, cioè a livello dove c'è, leverà la stone e mette a terra. E poi abbiamo anche nel frammente tempo scavato tantissimissimo il tunnel che porta all'end. Proprio perché vogliamo appunto al più presto fare il lab dell'End e la farm di Enderman. L'abbiamo scavato di circa 1400 blocchi all'incirca, abbiamo fatto. Su quanti sono in tutto ce ne mancano circa 500, quindi 1900 blocchi sono all'incirca in tutto. Ora, io intanto che Raika fa l'orticello piazzo qua il limes. Sì, ma sto qui se non si leva sto deficiente... Ho paura di ammazzarlo. Chi deve ammazzare? Sto deficiente. Te lo sposto io, sono specchi. Questo qua? No, quale? No. Questo.
ti faccio vedere come si fa. Levati stupido. Non funziona. Allora, non lo so, lascialo così, dopo un po' ti muove. Si fa così, guarda. Lo vuoi uccidere? Perché lo vuoi uccidere? Non lo picchiare! Allora, facciamo la combo. Io gli do la spinta e tu lo ridai la spinta. No, non lo fare, non funziona tanto. Ci sei. Non funziona, ti dico che non funziona. Stupido, allora. Un'altezza di circa 8 blocchi può bastare, credo. 1, 2, 3 e 4, e quindi perfettamente qua ci sarà il... E chi li scava? fermo che forse il villager si è liberato? No. Guarda che tu rimani là, Il villager si è liberato e invece no. Se... ho parlato. La minaccia! Vabbè, comunque non si sta congelando. Vai, tu perché scava. Perché c'è la torcia, no? Semplicemente o scavi, anzi metti un po', riempi questa barriera di vetro direttamente, questa dove ho messo i blocchi di stone bricks. Fai tutto di vetro, dammi la zappa. Ma tu sei pazzo, dammi la zappa, che zappo. Tu osi zappare? Io osi zappare, te regalo il vetro. Allora, questo è 1, 2, 3. Hai sbagliato a mettere l'acqua, che vergognoso. Ma come? Già. Scusa, dove... Ma sei stupido? Tanto certo. le nostre piantagioni laggiù, sto pensando che non le abbiamo mai usate. Ma in realtà sì, io quando entro off camera le pianto. Cioè le raccolgo. E io no. Sì. No, ti devo. Ok, ancora aspettiamo a dare il... Qui non c'era bisogno di mettere il vetro comunque. Dove? Qua, su sto blocco qua in fondo. Però lascialo perché sennò scappa il villager. Ancora non diamo i semi ai villager perché poi gli vengono cattive idee. Ma porco il capolo. E ora? Sono stupidino proprio. E ora... Anche qua lo metto. Fammi vedere, aspetta che non sto guardando. Uè, sì, frate Girolamo. Metti tutto là. Frate Girolamo. Io pago, okay. Affitto. Okay. Abbiamo centrato la fonte d'acqua che sta precisamente a 4 blocchi di distanza da ogni lato, quindi questi sono 5. Ehi, tizio. Sono 4, sono io. Tizio, zippatore. Birbante. Ok. Tutto quanto dovrebbe essere idratato dall'acqua. Ora, signorino, l'unica cosa che ci manca è finire di scavare qua. No, guarda sti deficienti. Che fanno? Io non pago affitto, vattene. Ti ho detto non tira i calci, ok. L'unica cosa che dobbiamo fare quindi è scavare qua in modo da poter piastricare tutti. Va che vi metto in vetrina, io non ho problemi. Il villager. Guarda quanti sono! Cavati stupidi villager. Stupidi deficienti villager. Assomigliate troppo a Ted White. Non è vero, io sono molto più bello di un villager. Io sì, pago a fitto. Io sì, ho finito, vetro. Ah, dobbiamo, tra l'altro, stiamo facendo questa cosa, ma poi dobbiamo anche fare la zona di spawn, quindi facciamola da questa parte, direi. Sì, Tommy, levami sto villager giù, lo meno. Qual è questo? Si fa così, non lo so. Si fa così, guarda. Io pago a fitto. Stupido villager. Ok, no, non uscito, stupido. Ok. Tu intanto fai che devo andare a prendere un po' di cose. Ho finito il vetro. Come è finito il vetro? Non ci credo. Non abbiamo sabbia, vetro. Per favore. Non aver finito. Fai un limite, se no nascono i villager. Vado a prendere tutto io. Allora. Ci servono delle botole, un po' d'acqua, della sabbia. Vado io a prendere sabbia. Direi che la facciamo la zona dei villager, quelli dove poi spawneranno tutti i figli villager. La e facciamo semplicemente, c'è una specie di vasca sotto. Beh sì, come l'altra volta, no? Beh, l'altra volta l'avevamo fatta sopra. Il principio è lo stesso, però la facciamo sotto invece che sotto. Sì, sotto che spawnano, tipo in mezza montagna. Sotto, che noi andiamo là e li smistiamo tutti più belli. Ok, quindi prendiamo adesso i materiali che ci servono. Ok, quindi scaviamo qua sotto una saletta per i figliagers. Sempre 9x9, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Stessa cosa dall'altra parte. 3, 4, 5, 6. Ho finito il piccone. Ho sentito una cosa. Okay. Come fai? Io non li sento i rumori del piccone. Non so per quando mi si distrugge. E sei brutto. Sì, sto buggato. Hai un piccone?
È quasi finito. Non picchiare i villager, bro. Non l'ho picchiato. L'ho esortato a levarsi dalle scatole. Pensa che qua non abbiamo molto tempo. C'è Spider-Man. Ma la smetti! Guarda, guarda che casino che sta facendo ragno. Guarda che sono ricaduto. Non so strutto, non c'è. Qua c'è Spider-Man che ti insegna come sfada un po'. Ma questi non mi lasciano fare. Guardalo! Lezzo! C'è uno zombie, c'è uno zombie, c'è uno zombie! Certo, non c'è spazio. È dentro, è caduto. Non è vero. Se lo sentivo. Oh. Oh. Scusa, ma devo cadere. Cadi. Anzi, proverò a fare una provata. Una provata? Fatta. Che pro player. Dai! Bella notizia o una brutta notizia? La brutta notizia è che non esiste una bella notizia. L'altra bella notizia è che ha finito il vetro. Andiamo a cercare la sabbia. Tommy, c'è Spider-Man. Dov'è? L'ho buttato giù. Bravo. E magicamente, circa 2 secondi dopo, veramente inutili, le registrazioni di entrambe le webcam smettono di funzionare e non esistono proprio. Quando le ho sincronizzate, dopo sono sparite, non so come mai. E quindi non so che fare se non lasciare già la parte velocizzata del video, faccio l'altro adesso. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, commentate, passate dai social che lasciamo in descrizione e dal sito, dal nuovissimo sito. Noi ci vediamo nel prossimo video, bella! Tralla.